Vabbè, una cosa, se possiamo, se per voi non è un problema, ci darei del tu, perché Sì, mi viene più no, sì, semplice. preferiamo. Ecco. Un'altra cosa, secondo me è importante che da qui voi portiate a casa qualcosa che vi serve, per cui mi piacerebbe che fosse uno scambio più che una lezione. Quindi interrompetemi quando volete, fate le vostre riflessioni, obiezioni e domande tutte le volte che vi viene in mente, in modo che anche la palpebra reggerà un po' di più. Programmavamo con Fabio di fare una piccola pausa per i tabagisti e i caffeinomani, quindi magari la facciamo tutti insieme così poi riprendiamo il lavoro e direi che possiamo partire. Avevo già cominciato con il presentarci. Allora, io mi chiamo Susanna Stefanoni, sono fundraiser per passione e per professione e non so bene quale delle due è più forte. Sono socia Assif, se voi c'eravate la volta scorsa credo che Gui vi abbia spiegato di che cosa si tratta, lei tra l'altro è nel direttivo, per cui sicuramente ha più informazioni di me. Sono consulente di fundraising. Quindi non sono una fundraiser interna da qualche ente, ma faccio consulenze. A me piace rappresentarlo come Mary Poppins perché secondo me, anche se i miei colleghi un po' ridono, un po' storcono il naso, è proprio quello che rappresenta in realtà il consulente di fundraising che arriva in un posto, nella fattispecie nelle associazioni o negli enti che hanno bisogno, mette un po' d'ordine usando però quello che già c'era, non è che porti elementi nuovi. Quindi mette un po' d'ordine, dà qualche filastrocca, qualche strategia per muoversi e quando cambia il vento vola via. Questo è un po', buongiorno, è un po' quello che sento essere il mio lavoro, cioè collaborare con gli enti non profit, dare una mano, una forma e quando poi sono a posto volare via. Questo fa parte della mia vita precedente, che però era ancora questa. Sono stata per una dozzina, una quindicina d'anni restauratrice di dipinti antichi. Poi ho avuto la folgorazione sulla via di Damasco anch'io con il fundraising e sono stata presa da questa professione che amo moltissimo. Mi sono avvicinata una decina d'anni fa con il primo evento e come volontaria. Per cui ho fatto un po' di gavetta da volontaria, continuo a fare la volontaria, quindi l'argomento che tratteremo oggi l'ho vissuto sulla mia pelle. Sì, chiederei a voi di presentarvi abbastanza velocemente, però usando già un accorgimento, cioè con poche parole, spiegandomi come vi chiamate, qual è l'associazione per la quale lavorate, considerando che se anche l'associazione più famosa del mondo, tipo WWF, Greenpeace e quant'altro, come se io non sapessi di cosa si tratta. Perché questo è già un esercizio per parlare di noi in modo da comunicare. Quindi se il nome dell'associazione è un acronimo, per cortesia spiegatelo, perché ci sono un problema nostro del terzo settore è quello di essere un po' autoreferenziali, per cui io lavoro per. Però non tutti sanno che cosa voglia dire. Quindi lavoro per l'associazione che si occupa di, che fa questo. Concisi ma precisi. 5 minuti, dai, perché così almeno sappiamo chi siamo. Io sono Longo Filomena, faccio parte dell'associazione Caos Calmo. Già il nome penso sia chiaro, è rivolto più che altro, siamo nati per la città, perché per il degrado della città, per cercare di sensibilizzare il cittadino a curare questa nostra città, ad averne cura. E quindi è questa la nostra associazione, piccolissima, è appena nata, quindi queste sono le nostre aspettative già Volontaria o volontaria. Tesoriera, con qualche ruolo preciso? però. Ah, tesoriera. Senza tesoro. Però va bene, se si riesce anche solo un cittadino, solo una persona che vedi che cambia le sue brutte abitudini, per noi sarebbe già un bel traguardo. Ottimo. Grazie. Sono Dora De Palma, sono
E faccio parte dell'associazione Il Vangelo della Vita Onlus, un'associazione nata 10 anni fa per progetti umanitari in Angola. Poi, insomma, dai progetti umanitari siamo passati a qualcosa di un pochino più consistente. Cerchiamo, speriamo di fare un po' più cooperazione allo sviluppo e meno progetti umanitari. Qui sul territorio da qualche anno abbiamo cominciato a organizzarci, a renderci conto innanzitutto dei bisogni e poi per poter poi agire sia nelle scuole con la dispersione scolastica attraverso i PON e poi anche attraverso i PON sono i progetti che le scuole che il Ministero dell'Istruzione Però appunto è proprio un'abitudine, sono dei progetti scolastici del Ministero che diciamo servono per gli alunni a completare l'educazione oltre la formazione non attraverso le materie curriculari ma attraverso attività e soprattutto attività didattiche. E poi adesso abbiamo aperto uno sportello per gli immigrati, cerchiamo di organizzare nel territorio un'azione che sia che possa essere utile per loro ma anche per altri tipi di disagio, per diciamo l'indirizzo e il collegamento verso il mondo del lavoro e l'inclusione sociale. No, questa cosa di non adesso sembra un vezzo non usare acronimi, però è proprio un'abitudine che si deve avere quando si parla con qualcuno che non fa quello di cui ci occupiamo noi, perché è chiaro che la maggior parte li conosciamo tutti, però se solo c'è uno che non conosce l'acronimo che state usando, probabilmente già lì si crea un'interruzione nella comunicazione, perché si comincia a pensare che cosa vorrà dire. Se per voi richiama un mondo quell'acronimo, per l'altro magari quasi niente. Per cui è un esercizio, per carità, se si possono. Buongiorno, sono Marco Di Sabato, sono il presidente della cooperativa sociale Paidos di Lucera, cooperativa sociale di tipo A. La nostra cooperativa svolge i propri servizi e le proprie attenzioni ai minori a rischio di devianza. Quindi dal 2003 gestiamo in collaborazione con i padri Giuseppini del Murialdo una comunità educativa per ragazzi maschi, una comunità educativa per ragazze e un centro educativo diurno. Poi dal 2009, tramite appalto pubblico, gestiamo il servizio ADE, assistenza domiciliare educativa, stavo dicendo. Assistenza domiciliare? Educativa, quindi nel comune di Lucera e nei 13 comuni del subappennino che fanno parte del piano di zona. Poi vabbè, partecipiamo a varie progettazioni sia con le scuole che con altre associazioni per fornire accoglienza, sostegno anche alle famiglie dei ragazzi che accogliamo o anche altre famiglie. Questo è sostanzialmente. Grazie. Ciao, io sono Antonella e collaboro con un'associazione pugliese che si chiama La Breccia e che si occupa di deficit psichici e da pochissimo tempo, mentre da molto più tempo collaboro con un gruppo informale che tocca soprattutto i temi della legalità e delle discriminazioni di genere e diciamo è di supporto alle associazioni dell'organizzare momenti di riflessione. Diciamo tutti gli strumenti che agiscono nello scardinare diciamo una cultura soprattutto nel mezzogiorno, infatti per questo ero interessata. Siete già una rete, già voi tre siete, anzi quattro, siete già una rete. E sono stata però per tantissimo tempo volontaria a tempo pieno per il Fondo Ambiente Italiano Non Fai a Napoli, una città in cui ho vissuto fino a pochissimi mesi fa. Per il Fondo Ambiente Italiano sì. Non Fai. Non Fai, non acronimo. Credevo fosse un altro fondo, dicevo, conoscevo. Adesso mi confondete, non vale. E sono stata proprio volontaria a tempo pieno, quindi rientro proprio che bello. Nel tema di oggi. Fantastico, grazie. Io sono Giampaolo Carnovale, lavoro in un ente pubblico. Non sono volontario di nessuna associazione, ma sono vicino a 2 o 3 associazioni che a Bari, sono di Bari, si occupano di senza casa e senza cibo, perché questo è il mio interesse. E dall'esterno di queste associazioni, da 8 mesi, ho creato un evento su Facebook e sto raccogliendo latte con i miei amici e gli amici degli amici. E, siccome sono solo, e in 8 mesi l'obiettivo era di in un anno raggiungere i 100.000 litri,
per 1000 persone e sono arrivato da solo a 4000, ho bisogno di sapere come trovare fondi, ma soprattutto oggi persone, perché mi aiutino a fare questo aiuto esterno ad altre associazioni. Caspita, bella iniziativa. Salve, io sono Beatrice Capuano e faccio parte dell'associazione Officina Emazione di Manfredonia. Dell'associazione? Dell'APS, Associazione di Promozione Sociale Officina Emazione, che ha come obiettivo, come scopo sociale, quello di promuovere la cultura locale, non attraverso l'arte cinematografica. Abbiamo qui il presidente, io volevo farla promuovere direttamente a lui. Ma, va bene, si può. No, vabbè, finisci, scusa. No, dicevo, io sono socia dell'associazione e il corso, siamo venuti a conoscenza del corso attraverso il Laboratorio del Basso ed è stato preciso e puntuale perché avevamo proprio esattamente bisogno di precisare le conoscenze riguardo la raccolta fondi, che è insomma il canale privilegiato proprio di questa struttura sociale che è l'Associazione di Promozione Sociale, e quindi siamo molto felici insomma di partecipare a questo corso. Ora vi presento. Grazie. Antonio. Salve, io mi chiamo invece Antonio Prato, sono il presidente di questa associazione che nasce anche... Manfredonia. È un'associazione di Manfredonia che si chiama Officina Emazione, che vuole essere, non lo spiegare il nome, un'officina, un cantiere che attraverso un linguaggio, in questo caso parliamo del linguaggio audiovisivi cinematografici, possa anche produrre cittadinanza attiva, cioè ritornare anche a comunicare in un certo modo un territorio analizzando anche quelle che possono essere il potere del linguaggio per raccontarsi. Quindi abbiamo provato a fare dei lavori proprio con i ragazzi, con gli anziani, recuperando delle memorie e poi lavorando su quello che può essere la reinterpretazione di queste memorie, scegliendo di promuovere o trasformarle sotto forma sempre di prodotti filmici, quindi corti, documentari, piccole video interviste, e lavoriamo in questo senso e stiamo cercando anche proprio di partecipando proprio anche ad altri incontri come quelli proprio di laboratori dal basso, capire come poter migliorare, specificare sempre più questo percorso. Grazie. Ciao, io sono Viviana, faccio parte della cooperativa sociale Aura. Si occupa di una casa famiglia femminile e di un centro educativo diurno per i bambini. Io sono un'educatrice e anche noi dobbiamo dire grazie ai padri Giuseppini del Murialdo, perché comunque facciamo anche noi parte di questa famiglia, noi di Foggia, lui di Lucera. Che quanto dista? Sì, pochissimo. E niente, ci occupiamo dei bambini, dei loro bisogni. Sono bambini particolari. Tutti i bambini sono particolari, ce ne sono di più particolari di altri. Sì, appunto, sì. Grazie. Salve, buongiorno. Si sente, sì. Io sono Antonio Gallifuoco, rappresento l'associazione Psiche di Manfredonia che coesiste il centro di salute mentale con l'ASL. Vabbè, io sono il referente delle relazioni esterne verso le pubbliche amministrazioni, eccetera eccetera. Noi lì abbiamo creato nel giro di un anno e mezzo altri laboratori a quelli già esistenti, perché lì abbiamo un laboratorio di sartoria, arte terapia, teatro e un laboratorio di informatica, e quest'anno abbiamo aggiunto ortoterapia e giardinaggio e fotografia del territorio, scoperta del territorio e queste cose qui. E lottiamo più che altro per lo stigma di queste persone, perché insomma vengono, insomma, e quella è la nostra lotta con tutti i pro e i contro. La differenza. Grazie. Spaventa un po'. Anch'io. Beh, vabbè, insomma, anch'io. Mi sa che... non so, volete sapere? Non ci facciamo più. Allora, riprendo un argomento che sicuramente Guia ha già ampiamente affrontato la volta scorsa, e cioè il fundraising è una questione di relazioni, per cui
ci avete dormito su, ve lo siete ricordati, sapete che non siete qui per i soldi, insomma tutte queste cose le avete già lasciate la volta scorsa, e che quindi l'attenzione nostra è più sul donatore che sul dono. Okay? Questo è una, diciamo, è un postulato da tenere sempre presente. Perché, per dire una bella ovvietà, se voi avete dei donatori è molto probabile che avrete dei doni, se non ce li avete no, quindi è sul donatore che ci si deve concentrare. Il dono, se è solo un dono spot, può darsi che non si ripeta, mentre ho già sentito da qualche commento che il problema principale vostro è dare continuità alle vostre attività. Quindi la continuità si dà attraverso la relazione con qualcuno che è disposto a sostenerci, e vedremo dal punto di vista del tempo, come volontario, per un periodo il più lungo possibile. Quindi concentriamoci sul donatore. Così recupero sempre, quando devo affrontare qualche argomento, l'etimologia, perché la dice lunga. Sì, ci sono dei termini che noi utilizziamo ormai correntemente, del quale abbiamo dimenticato l'etimologia, mentre invece ci aiuta. Mi è piaciuto quello del volontario, che è appunto conforme alla volontà, procede da un interno impulso, cioè qualcosa che ci spinge dall'interno. Quindi quando noi abbiamo a che fare con i volontari sappiamo che sono persone che sono mosse da un desiderio. Nostro compito sarà capire qual è il loro desiderio e in che modo la realizzazione di questo desiderio può essere utile al sostenere la nostra mission, la nostra buona causa. Anche sulla gratuità, non esiste gratuità come nel dizionario etimologico, c'è solo gratuito, che però comunque è la parola dalla quale dipende gratuità, è fatto per grazia, per bontà, cioè è fatto con assoluto impulso interiore. È una cosa che così mi piace recuperare, perché ci sono parole, per esempio, adesso io questa ve la devo dire perché è la mia battaglia personale contro la tolleranza, cioè non contro la tolleranza ma contro il termine tolleranza, perché lo si usa come se fosse un termine positivo. Io in realtà non lo riesco a sentire come tale. Cioè, se noi pensiamo al primo sinonimo che ci viene in mente per tolleranza, cosa vi viene in mente? Per cui insegnare la tolleranza non è esattamente una cosa positiva, sarebbe più importante insegnare la collaborazione, la fratellanza, la cooperazione. Per cui ecco, anche alle parole è sempre bene stare attenti, un po' perché adesso ci si spiega, un po' perché quando dovrete comunicare le parole che userete diranno molto di quello che volete fare. Quindi, parlando di donatori, che è quello di cui vogliamo occuparci noi, i volontari sono donatori di tempo. Allora, è vero che in alcuni casi il volontario viene chiamato perché non si hanno le risorse per pagare personale retribuito, ma confondere i due ruoli è molto grave, non aiuta, non paga e non ci porta nessun beneficio. Anzi, non solo i volontari possono fare bene le attività quanto il personale retribuito, ma hanno anche una leva in più, che è proprio quella della gratuità. Possono fornire dei benefici che sono quasi esclusivi rispetto al personale retribuito, e questo lo vedremo più avanti. Quindi al di là del fatto che può essere che i volontari, che noi cerchiamo volontari per supplire a delle attività, per fare delle attività che non riusciamo a fare col personale retribuito, dobbiamo subito considerarli dei donatori e del personale in grado di fare attività della stessa qualità del personale retribuito, cioè non consideriamoli soltanto una forma gratuita di lavoro, perché altrimenti siamo fuori strada. E consideriamo che possono essere molto importanti per lo sviluppo della nostra mission. Ne avete parlato giusto con Guia della mission, insomma della buona causa.
Un'altra cosa, adesso un po' di cose le dico, poi partiranno una serie di domande, per cui sarà molto sulle domande questo intervento, perché quello che a me interessa è che voi cominciate a chiedervi che cosa fare e quindi a trovare in voi le risposte. Perciò per adesso vi va bene, poi vedrete un sacco di punti di domanda e a quel punto bisognerà che proviamo a rispondere insieme. Allora, perché, ecco già ce n'è una, perché un volontario è importante per lo sviluppo della mission dell'associazione? Perché è credibile, non è remunerato, per cui riesce a relazionarsi senza avere il vincolo della questione economica, non è un dipendente. E soprattutto lo fa, come abbiamo visto, per scelta sua volontaria. Quindi dimostra, è un testimonial, dimostra di credere in quello che sta facendo. Quindi dimostra che quello che sta sostenendo è qualcosa per cui vale la pena di spendere del tempo. Considerando che uno dei famosi detti più utilizzati, soprattutto in questi tempi, è che il tempo è denaro, ci rendiamo conto di che relazione stretta c'è tra nel valore che diamo all'uno e all'altro. Cioè, qualcuno diceva prima è più facile dare dei soldi che dare del tempo, qualcuno diceva che è più facile dare del tempo che dei soldi. Diciamo che più o meno sono sullo stesso piano. Per qualcuno è più facile dare del tempo, per altri del denaro, ma quando dai del tuo tempo, in realtà ci metti veramente la faccia. È empatico, perché se uno riceve un servizio da un volontario, non pensa che venga fatto per lavoro, non pensa, beh, tanto lo pagano, lo deve fare, ma si sente aiutato, sente quell'empatia che passa tra due persone, nella quale uno riceve un aiuto e l'altro lo dona. Quindi la sensazione di donazione, di aiuto, è molto forte nell'erogazione di servizi. E poi è utile per noi, perché è molto obiettivo nel valutare la nostra organizzazione. Cioè non è appunto un dipendente che ha la preoccupazione dello stipendio a fine mese e quindi si sente inibito nell'esprimere le proprie opinioni. Anzi, investe molto nell'associazione, perché siccome ci dedica del tempo, si aspetta anche, che dopo vedremo le aspettative dei volontari, però si aspetta anche che risponda ai suoi desideri. E quindi è una buona, un buon indicatore di come stiamo andando. È molto rilassato nell'entrare nelle relazioni, proprio perché non ha lo stress del lavoro. Non deve produrre un tot entro un certo orario, anche se sarà poi utile vedere che ai volontari vanno dati compiti precisi come se fossero personale dipendente, perché altrimenti non li si motiva, non sentono l'utilità del lavoro che fanno, sicuramente hanno meno stress del personale retribuito. È libero nella relazione con la... nella relazione con la comunità di appartenenza, e cioè fa parte dell'organizzazione ma non è l'organizzazione, per cui si può relazionare con il resto della comunità in assoluta serenità e libertà. Non ha tutti i vincoli burocratici, per esempio, dei passaggi che deve fare un'associazione per relazionarsi. E può essere un elemento da spendersi per i progetti nuovi. Essendo a basso costo, non a zero costo, questo dimenticatelo, perché avere a che fare con risorse umane richiede un impegno, non fosse altro che di energie interiori piuttosto consistente. Alle volte appunto la tendenza è acquistare piuttosto che coinvolgere, proprio perché implica un impegno importante l'avere a che fare con le persone, però è chiaramente inferiore il costo economico, per cui per quei progetti che decidiamo di aprire, sui quali non sappiamo se andranno a buon fine, che hanno un margine di rischio eccetera, impiegare dei volontari può essere utile
perché ci si espone a un rischio minore e soprattutto perché sono, se li si lascia liberi, sono anche molto creativi, per cui per le novità hanno una buona energia. Quindi, se siamo qua, probabilmente abbiamo questo problema. Perché non abbiamo volontari o non abbiamo a sufficienza? Perché magari ne abbiamo, ma non ci bastano. E qui arriva la serie di domande alle quali bisogna che rispondiate voi. Perché non abbiamo volontari? Io do degli spunti, però magari voi avete un sacco di altre ragioni per cui pensate di non averne. La prima è come: perché non abbiamo donatori? Perché non chiediamo. Buia ve l'avrà detto, la gente non dona perché nessuno glielo chiede. E questo sembra una battuta, ma non lo è. Quindi la stessa cosa, perché non abbiamo volontari? Perché non li abbiamo mai cercati? Voi li avete cercati? Qui sta a voi, e le risposte sono vostre, io ho le mie, ma servono a poco. Sì? Certamente li abbiamo cercati, proponendo, parlando della cosa, uno poi magari interessato e partecipa, no? Non è così? No, no, sarà, lo sapete voi, cioè se li avete cercati e non sono arrivati, probabilmente ci sarà qualcosa. Vabbè, non che non sono arrivati, magari ce ne vogliono sempre di più. Ce ne vogliono sempre di più, ci sono, ma non, li avete trovati, ma non bastano. Magari non bastano, questo sì. Poi ci vuole anche la bravura nel coinvolgerli, nel esporre il progetto in maniera eclatante, da sì, quindi senti che sono mancati degli aspetti che hanno reso proficua questa ricerca di volontari. Beh sì, magari sì, sicuramente, forse non siamo stati chiari nell'esporre, nel coinvolgerlo, nell'interessare la persona a partecipare a questa. Non so se vi deludo dicendovi questa cosa, però è chiaro che strumenti ce n'è, tecniche ce n'è, però la cosa importante è proprio guardare quello che si fa, imparare da quello che si è fatto e dallo scambio. Quindi le risposte in realtà sono dentro, cioè sembra quasi una, però le risposte ce le avete voi. E quindi lavorate molto su quello che avete fatto e che avete messo in campo fino adesso, perché buona parte delle risposte saranno lì. Sì? È vero, è possibile fare una differenza tra i volontari, nel senso l'approccio del volontario al servizio, perché quante volte noi ci confrontiamo anche a livello nazionale con le altre realtà affini a noi, al nord, ma non per fare differenze, al nord il volontario è quello che lavora e poi quando smette di lavorare va a fare il volontario. Tante volte qui da noi, ma non, cioè lo dico con serenità, il volontario è anche quello che non ha niente da fare e quindi viene a fare il volontario. Oppure lo studente, parlo per le nostre strutture, che all'inizio si approccia a noi per avere il credito, l'attestato per i crediti formativi. Quindi è ovvio che quando noi ci andiamo a relazionare con questi volontari, un conto è parlare con un adulto con il quale sappiamo che lui già lavora e veramente ha scelto gratuitamente di venire, poi magari anche il volontario che viene perché non ha niente da fare sarà bravissimo, però penso che poi l'approccio dell'organizzazione un minimo debba essere diversificato, o no? Assolutamente, sì sì, assolutamente. Allora, questo vabbè è un argomento che affronteremo più tardi, sento un eco, mi sembra di essere in piscina, va bene. Sì, sì, è un argomento che poi affronteremo rispetto al profilo del volontario. Certo che ci sono. Abbiamo a che fare con persone, Cioè, il fatto che noi dividiamo le persone in settori demografici ci aiuta per alcune cose, ma per altre è un po' fuorviante. Cioè, le persone restano persone anche se fanno parte di un settore demografico. Per cui i volontari sono persone, per cui ognuno ha la sua motivazione e anche persone che lavorano e vengono a donare il proprio tempo non necessariamente hanno lo stesso approccio, per cui è chiaro che va differenziato, è proprio per quello che bisogna conoscerli molto bene, perché a seconda di chi sono, di quello che si aspettano e del profilo che cerchiamo noi, possiamo incrociarli per quelle che sono veramente le nostre necessità e dargli la possibilità di essere in qualche modo più felici, perché torniamo a discorsi che avrete affrontato già. Donare rende felici, dà piacere. Lo stesso donare del tempo. Quindi da questo incontro deve esserci beneficio per tutti.
Il volontario, se è soddisfatto e felice, cioè se fa quello che, per cui viene, se lo si mette in condizione di dare il meglio di sé, alla fine è felice. Non solo fa le cose al meglio, ma richiama anche altre persone, innesca un circolo virtuoso. Questo lo tengo io. Finora non li ritenevamo importanti, è una risposta che nessuno, alla quale nessuno direbbe sì, oppure sì, grazie. Pensando un po' di esperienze di realtà che conosco anche da vicino, secondo me ci sono tre elementi. La prima cosa è che non si cercano o non si cercano bene, nel senso che è come se si avesse anche un pudore ad allargare le maglie dell'associazione. Per cui come se si perdesse tra virgolette il controllo dell'associazione, fatemi passare questo, certo, questo termine. Hai già un fan. L'altra cosa che ho notato di dinamiche è che ci si fossilizza sull'attività core dell'associazione e tutti i volontari devono essere indirizzati a quell'associazione e a quell'attività. Invece poi ci sono una serie di attività collaterali che magari potrebbero essere interessanti. Per poi faccio un esempio molto semplice, così chiarisco la cosa. Io tra le cose ho molto spesso organizzato la colletta alimentare, che è una raccolta di generi alimentari ai supermercati, e avevamo sempre un problema atavico, la raccolta dei dati, per cui a livello nazionale ci chiamavano alle 11 di sera, quando nel capannone c'erano pacchi, pedane, non si capiva, e noi ci dovevamo impazzire per capire quanta pasta, quanti spaghetti, quanto pomodoro. Allora a un certo punto mi è capitato questa cosa, che avevo delle mamme con bambini che volevano partecipare all'evento, ma non riuscivano, e dicevo, ma io non posso venire né al capannone a spostarti i pacchi e neanche a andare al supermercato a raccogliere. Allora lì mi è scattata la scintilla, ho detto scusate, ma perché non fate la raccolta dati volta per volta? E così abbiamo fatto una sorta di segreteria di raccolta dati, e quindi il capannone si occupava semplicemente della raccolta documentale e del materiale, mentre tutti i punti vendita, e parliamo di 100 punti vendita in provincia di Foggia, avevano come riferimento questa segreteria dove comunicavano i dati, per cui noi quasi in tempo reale riuscivamo a comunicare i dati al nazionale senza impazzire. Ma questo è stato, voglio dire, semplicemente un'osservazione del bisogno da una parte e del desiderio dall'altra parte, che poi per illuminazione, non lo so perché, comunque siamo riusciti a matchare. Sì, bisogna un po' uscire dagli schemi, effettivamente gli schemi sono fondamentali, ci aiutano, perché altrimenti se ogni volta che facciamo qualcosa dovessimo decidere le azioni da fare senza avere un minimo di schema portante, impazziremmo. Però ogni tanto ci vincolano, per cui lui ha messo in relazione bisogni e risorse pensando a qualcosa di nuovo. Appunto, come diceva giustamente Marco, ci sono diverse tipologie anche rispetto ai tempi. Ci sono quelli che sono liberi solo la mattina. Le mamme, se non lavorano, sono libere la mattina. Ci sono quelli liberi dopo il lavoro, ci sono quelli liberi solo durante la settimana perché hanno degli impieghi durante il fine settimana. Per cui anche lì è proprio un cercare di trovare le persone giuste a seconda delle nostre necessità, utilizzando tutto lo spettro che esiste di possibilità con cui possiamo entrare in contatto. Poi un'ultima cosa è come se, a proposito di autoreferenzialità, è che siccome noi siamo bravi, facciamo delle belle cose, non c'è bisogno che cerchiamo i volontari, perché devono venire da soli, perché noi siamo bravissimi, e quindi non c'è nessuno che si occupa della ricerca e della cura dei volontari. Questa spettro esperienziale. Anche per le risorse, in realtà si pensa che siccome siamo bravi e facciamo belle cose dovrebbero sostenerci economicamente, però evidentemente non funziona, quindi non è vero che non siamo bravi, non è vero che non facciamo belle cose, ma magari non siamo in grado di farlo sapere. Questo è...
Non siamo gli unici, ma guarda, su questo io ho sempre, anche lì, è un'opinione abbastanza mia personale, non sempre condivisa dai colleghi. Secondo me noi in qualche modo siamo unici e l'incontro con i nostri lo possiamo sempre avere. È chiaro che ci sono tante associazioni che fanno tante cose simili, però se ne esistono due che fanno cose simili, ognuna delle due spero abbia una peculiarità, se no, o che si fondano, che una chiuda. Ma se ognuna di queste ha una peculiarità, bisogna che trovi le persone, i donatori, le persone con cui entra in relazione, che credono in questa sua peculiarità. E questa è una questione di conoscersi e comunicarsi. Comunicarsi nel senso comunicare agli altri chi siamo. Rivuoi il... ma dopo se no non rimane. Sì, poi i volontari, poi mi sento molto valletta. Un'arma a doppio taglio, nel senso che se l'organizzazione non ha un'organizzazione appunto precisa e puntuale, oppure ci sono delle criticità nascoste, il volontario potrebbe farle emergere, oppure potrebbe... Quindi non è un'arma a doppio taglio, una doppia risorsa. Sì, no, però in quel caso potrebbe anche far esplodere. Magari parzialmente l'organizzazione, certo, sì, sì, oppure sì, sì. Potrebbe anche proporre delle attività che in quel momento i vecchi del gruppo potrebbero dire vabbè, ma noi abbiamo sempre fatto così, ma vieni tu, vuoi rivoluzionare questa stanza, la vuoi fare tutta rossa. E quindi, cioè, se non si è pronti ad accogliere i volontari, forse è meglio non cercarli, perché se sì, vuoi... Sì, ecco, appunto. No, davvero, ci sono tante le ragioni per le quali qualcuno vuole... un gelato. Le ragioni sono tante per cui non si cercano o non si trovano anche. Sono argomenti sì che affronteremo dopo, perché sono tutte cose assolutamente reali e concrete. Stiamo crescendo, aumentando le attività, sono aumentate le attività, anche quello è una ragione per cui chiamarli. Questa è un'altra. Non abbiamo volontari perché quelli che avevamo se ne sono andati. Questo è un altro punto sul quale stare attenti, perché è un po' come, appunto, ritorno all'argomento iniziale, il volontario è un donatore, i donatori delusi e i volontari delusi sono pericolosi e vanno assolutamente in qualche modo recuperati per sapere in che cosa li abbiamo delusi. Per cui, a voi è capitato di avere volontari che se ne sono andate? Siete riusciti a scoprire perché? Io, scusate, Opla! No, la difficoltà è che tante volte alcuni volontari vengono coinvolti più che intorno a un'attività, intorno a una persona carismatica che li attira. Mm. Per cui, venuta a mancare, non fisicamente, insomma, è stata trasferita quella persona... Venuta a mancare quella persona, i volontari hanno perso un po' l'entusiasmo, poi magari anche l'organizzazione non è stata in grado di tenerli, però mi sono reso conto che era la persona che ha attirato risorse, persone, investimenti. Come questa persona è andata via, è scemato un po' tutto. Quindi tante volte bisogna stare attenti a evitare che i volontari vengano per me, invece devono venire per l'attività. Queste sono persone che ci sono nelle associazioni, per fortuna che ci sono, perché sono i leader e sono preziosi e allo stesso tempo pericolosi, perché accentrano su di sé più che l'attenzione, proprio il desiderio di collaborare. Dovrebbero essere così illuminate da spostare da sé l'attenzione alla mission, oppure in qualche modo... mettere in relazione, non essere gli unici riferimenti, mettere in relazione i nostri donatori di tempo e denaro, come dicevi tu anche di denaro, con l'associazione, con il nostro ente, altrimenti è chiaro che poi se lo portano via. È diciamo che l'attenzione non è per quello che facciamo, ma per la persona. Fino a nata bene anche così, va bene. Continuiamo in questa analisi nostra. Noi siamo volontari. Dove siamo attivi? Abbiamo una tesoriera. Io sì. Quindi negli organi. I soci, sì, negli organi direttivi anche. Perché altra cosa è la tendenza a pensare che i volontari debbano fare solo cose operative. Proprio per la ragione di cui si diceva prima, che è difficile in qualche modo coordinarli e valorizzarli, ogni tanto mi scapperà il gestirli.
Se c'è scritto è tra virgolette, perché una delle cose alla quale dobbiamo pensare subito è che non è un gestire i volontari, ma è un valorizzare le persone, avere a che fare con i volontari. Anche lì, intendiamoci sui termini, nel senso che gestire i volontari può essere utile per rendere un'idea, ma ne rende anche un'altra, che è quella di c'è da spostare gli scatoloni, c'è da far pulizia. Per carità, che poi se, non è detto che i volontari non possano fare lavori, diciamo, di manovalanza, tra virgolette, anzi, ci sono delle persone che adorano fare quello. Sono magari persone che, come si diceva, hanno un lavoro e quindi magari un lavoro d'ufficio con una routine noiosissima. Andare a pulire le spiagge per Lega Ambiente, per loro è il massimo. Cioè, quindi non esistono impieghi inadatti alle persone, esistono impieghi adatti alle diverse persone. Cioè non c'è qualcosa che è inadatto o qualcosa che è adatto, qualcosa che gratifica e qualcosa che non gratifica. Per ognuno, visto che siamo individui, c'è qualcosa che ci piace fare o che possiamo essere sollecitati a fare. Quindi possiamo, ovviamente non all'inizio, non è che arriva un volontario e dice io sono qua, posso dare una mano, si fa il presidente. È evidente che non è così, è evidente che non lo si può mettere nel consiglio d'amministrazione da subito, però è un percorso che non è escluso che i volontari facciano. Okay? Anche perché tendenzialmente le associazioni nascono con magari un piccolo gruppo di persone che per poterle far nascere devono fare uno il presidente, l'altro il segretario, l'altro il tesoriere, per cui e nascono come volontari. Buongiorno. Non è vero. Per cui possono essere appunto occupati anche per altre attività. Per esempio ci sono dei professionisti che possono offrire la loro professionalità per delle attività sulle quali noi siamo in questo momento scoperti. O nuove attività, non dimentichiamo appunto che a Fabio è venuto in mente di utilizzarli per attività nuove, cioè l'avere il... Come viviamo noi la nostra... domande, sono domande. Allora, sappiamo che i volontari hanno una credibilità, la spendiamo? Cioè quando noi facciamo i volontari... Chi di voi lo fa? Spende questa credibilità con le persone? Per esempio, fa attività di fundraising? È credibile un volontario che fa attività di fundraising? Perché non paga il suo stipendio. Lui non ne prende. Banalmente, poi vabbè, con dovuti distinguo, però diciamo che nel primo approccio può essere. Siamo creativi? Oppure... andiamo nelle associazioni e facciamo soltanto quello che ci dicono di fare e non ci mettiamo, diciamo, niente del nostro se non un'attività pratica. Oppure diciamo no, non va bene, non mi piace. Siamo soltanto solo proposte, proteste e niente proposte. Siamo lì, cioè, siamo anche attivi nel dare consigli, critiche, suggerimenti, oppure diciamo, cioè, ci sentiamo un po' esterni, non entriamo nel dialogo su quello che potrebbe essere migliorato, quello che potrebbe cambiare, eccetera. Soprattutto l'associazione ce lo lascia fare, perché noi magari potremmo anche voler essere creativi, fantasiosi, però invece veniamo relegati a un ambito... Vedo qualcuno che annuisce. Dipende tutto dalla leadership. Se vuole che cresca il volontario, crescono i volontari, crescano tutti quelli bravi e che si danno. E allora dipende sempre dalla leadership che vuole, di solito la leadership, figurare sempre lui... Re supremo di tutto e di tutti, prendersi sempre il merito di tutto e di tutti e sminuire ovviamente coloro che si danno anima e corpo giorno e notte, eccetera, eccetera, anche, come dire, anche se lui ha fatto tutto, organizzato tutto, progetti, bandi, quelle, quella, e chi più in aria ne metta. Ecco, dipende sempre dalla leadership, ovviamente, che
che ci sono sempre quelli che dico devo sempre figura io, padre, padre, qua si fa come dico io, anche se la tua è buona, però per ora no, poi fra un anno e mezzo si fa quello che hai detto tu un anno e mezzo fa, ovviamente. Magari dicendo quello inventato io. Si era capito. Mi piaceva il tuo annuire, scusa. No, perché pensavo alla mia esperienza diretta. Allora, a me per esempio è capitato che soprattutto credo per una differenza generazionale tra il, diciamo, il, insomma, chi aveva le deleghe sulle varie materie e i volontari, era molto difficile essere creativi. Stiamo parlando adesso della... della mia esperienza con il FAI, col Fondo Ambiente Italiano. La, però no, adesso puoi chiamarlo FAI. Ora in poi sì. Però perché era ovviamente una situazione però sempre legata al contesto, perché per quello che è capitato a me è successo così, in, magari in altre città, o, insomma sentendo esperienze di altri volontari, non era la stessa cosa. Però la differenza generazionale ha contato un po' nel proporre, mentre sulla c'è sempre stata molta apertura sulla la discussione, sulla il modo di gestire alcune cose che però erano condivise da tutti, mentre sulle novità insomma c'era un po' di difficoltà. Grazie. E poi siamo dei volontari chiusi o aperti? Cioè facciamo sì, grazie. Un altro aspetto del volontariato è che è quello che mi riguarda. Le persone che si avvicinavano all'associazione molto spesso rimanevano deluse perché per loro l'esperienza del volontariato per quanto riguarda la mission dell'associazione era quello di andare a portare l'aiuto in Africa, quindi io che cosa posso fare? Voglio venire in Africa, voglio stare con i bambini, voglio fare... Questo da un lato vabbè può essere... cioè è senz'altro lodevole, però per quanto riguarda quello che invece facciamo noi, associazione laica, non una missione della Chiesa o di qualche Chiesa che ha, che ne so, la parrocchia tal dei tali, per cui si va a fare attività in parrocchia con i bambini, eccetera. Noi abbiamo cominciato una collaborazione con persone del posto e il nostro... compito, ruolo, era quello proprio di apportare fondi per realizzare le opere, oltre a sostenere i bambini. Per cui, ecco, noi si avvicinava, ma che posso fare io? Che puoi fare? Tu puoi portare fondi, perché noi realizziamo questo, facciamo quest'altro, mandiamo a scuola i bambini, facciamo... Però poi... diciamo la gente vuole fare delle cose molto pratiche, vuole dedicare, che ne so, un'ora di tempo per questo. La nostra mission è un po' difficile per quanto riguarda proprio diciamo, il contributo che i volontari possono dare in ordine di tempo. Certo. Scusa. Ma sì, lì si tratta di mettere poi in relazione le cose, nel senso che se queste persone si rendono conto che l'ora di tempo che dedicano all'aiutarti a fare una campagna di raccolta fondi in realtà si traduce in un aiuto concreto, possono anche decidere di aiutarti a farlo. Se hanno bisogno invece di essere proprio attivi, bisogna trovargli delle attività, magari un banchetto, magari un evento di piazza. Per cui per questo bisogna conoscersi vicendevolmente molto bene, perché poi si riesce a innescare sinergie utili per entrambi. E poi un'altra cosa, voglio venire in Africa, ma chi paga il biglietto? L'organizzate come? Non paga il biglietto l'organizzazione. Sì, c'è stato qualche problema di comunicazione. Allora, qui qualcuno l'aveva già anticipata. Aprire le nostre organizzazioni al mondo esterno crea questa preoccupazione. Ci snaturiamo? Perché quando entrano persone nuove, ognuna entra con il suo pensiero, con la sua idea. Vedremo poi quanto è importante avere una mission ben chiara. Perché dall'esterno, appunto, uno arriva e pensa che voi vi occupiate di mandare le persone in Africa a stare coi bambini. Allora, e magari pensa che quella dovrebbe essere la vostra mission, perché no? Perché secondo lui questo è quello che dovreste fare voi. Se però voi fate altro,
è pericoloso avere persone all'interno che hanno questa aspettativa. In realtà non entrano, chiaramente. Però capita soprattutto nelle associazioni dove la mission non è chiara che entrino persone spinte da grande buona volontà ma che hanno una loro personale idea della mission. Io ho avuto questa esperienza come volontaria in un'associazione pedagogica, ognuno pensava che compito di questa associazione fosse fare questo o quest'altro, l'obiettivo finale, la buona causa fosse quella che lui per sé riteneva la buona causa giusta dal punto di vista pedagogico. In realtà questo crea una grande confusione, per cui attenzione a, quando si pensa che aprire possa significare snaturare, ha qualche fondamento questa preoccupazione, ma solo se noi non abbiamo ben chiaro qual è la nostra buona causa, qual è la nostra mission. Perché se noi ce l'abbiamo ben chiara, aprendo in realtà ci apriamo un mare di possibilità in più. E quindi condividiamo e diciamo abbiamo apporti positivi se tutti abbiamo chiaro dove vogliamo andare. Quindi, dopo tutte queste note che sembrano un po'... Adesso abbiamo posto un po' l'attenzione su quali sono i rischi, per cui ci viene da chiederci, ma chi ce lo fa fare? È domanda lecita e legittima. Perché? Perché proprio come si diceva, servono risorse per fare una campagna di people raising. E risorse toste, nel senso gente che sa quello che vuole e sa come chiederlo e sa come mettersi in relazione e sa poi come valorizzare le qualità di tutte le persone nuove che sono entrate. Quindi abbiamo davvero bisogno di volontari. Sono un impegno. Avere dei volontari è un impegno. Per cui possono esserci situazioni nelle quali è più prudente temporeggiare. Se non si è pronti ad accoglierli, può essere rischioso farli entrare. Per cui può anche essere che la risposta sia sì, ma per il momento non lo facciamo. Per il momento facciamo fare le attività al personale retribuito. Per il momento decidiamo di comprare piuttosto che condividere. Quindi è una cosa da tenere ben presente. E dove discutere queste cose? Cioè non ci deve essere una... Ecco, come nel fundraising, vi avrà spiegato Guia, è tutta l'organizzazione che viene coinvolta nel raccogliere fondi, allo stesso modo nel fare attività di raccolta di ricerca di volontari. Cioè è tutta l'organizzazione, non è che il consiglio direttivo delega qualcuno e dice guarda tu occupati del people raising e poi ti saluto. Cioè ci vogliono momenti in cui affrontare e discutere tutte le varie opzioni, tutte le varie possibilità e soprattutto tutti i rischi e le opportunità a cui si va incontro aprendosi ai volontari. Per cui questi sono momenti nei quali potremmo proprio discutere questi argomenti, cioè all'interno del consiglio direttivo in primis, perché deve essere informato. Chi è che diceva prima che appunto il direttivo può magari chiedere di fare un'attività di people raising e poi però non vuole perdere niente dei suoi privilegi, delle sue posizioni, non si muove di un passo per andare incontro. E quindi può creare una situazione spiacevole, perché chiamare le persone e dandogli delle aspettative e poi non andare incontro alle loro aspettative è abbastanza pericoloso. Posso? Sì, grazie. Oh, scusa. Altra osservazione che parte dall'esperienza. I primi a dover essere motivati come volontari sono i componenti del consiglio direttivo. Esatto. Punto, nel senso, ma era un'osservazione secca sulla quale certo, sì sì, e poi soprattutto perché se no interrompi un percorso,
perché lasciar fare e poi rendersi conto a metà di cosa sta succedendo e ritornare sui propri passi è pericolosissimo, perché le persone che si sono avvicinate, che magari hanno delle aspettative, l'associazione si è mossa in quella direzione, poi arrivano le persone e il direttivo dice ah no, ma però effettivamente no. Bisogna pure partire, secondo me, dal discorso che non è che solo perché sei volontario, io organizzazione devo accettare tutto, anche i tuoi difetti. No, perché tante volte dice vabbè, ma lui è volontario, lo fa gratuitamente, quindi gliela facciamo passare. Io sarei un po' più tedesco su sta cosa, nel senso che insomma non è che solo perché sei volontario ti devo far passare tutto, anche alcune cose o alcuni atteggiamenti. Perché poi vabbè, volevo agganciarmi alla slide di prima, perché magari mentre al dipendente conviene lavorare bene o al personale retribuito per poter continuare a lavorare, per quanto riguarda il volontario conviene all'organizzazione fare in modo che il volontario si trovi bene. Però è tutta una questione, cioè secondo me costa di più coltivare tra virgolette un volontario che un dipendente, perché far stare bene un volontario è molto più complesso, perché lo devi seguire, ti ci devi confrontare, eventualmente lo devi formare, perché faccio un esempio che può capitare nelle nostre strutture: arriva il volontario che vuole fare le pulizie della struttura, della casa, quando non ci sono i bambini, per cui mentre l'educatore, il personale retribuito ha pensato, come magari poteva pensare mia madre quando ero piccolo, hai lasciato la camera in disordine, allora quando torni da scuola te la rimetti a posto. Arriva il volontario, vede tutto il macello nella camera, dice ma questi che fanno? Lasciano addirittura tutto così? È possibile vivere in una casa così? Quindi in quel senso anche il confronto, far capire, senti, se io l'ho lasciata così c'è un motivo, non perché volevo che poi la pulissi tu, c'è un motivo perché io aspetto che poi il ragazzo quando torni lo deve fare, perché insomma è una cosa che tocca a lui. Deve abituarsi. Quindi dico, a vivere in un ambiente tante più volte forse è più difficile stare con i volontari che con il personale. Poi magari con il personale ci sono altri problemi, però con i volontari è più difficile farli restare, farli stare bene, insomma tante cose. Sì, sì, assolutamente. Quello che dicevi tu a proposito del fatto che... Scusa, volevi dire qualcosa? Volevi aggiungere qualcosa? A proposito del fatto che non si debba accettare tutto solo perché è volontario. Ecco, è rischioso, se tu non fai una campagna di people raising ben strutturata dall'inizio alla fine, puoi trovarti proprio in questa difficoltà. Alla fine, cioè più avanti, poi vedremo il fatto che c'è una selezione dei volontari. Assolutamente necessaria, prima di tutto per destinarli alle attività per le quali sono più adatti, ma anche per dirgli guarda, forse non ci siamo intesi, questo non è il posto per te. Ho scoperto recentemente, seguendo un corso, che la donazione è una sorta di contratto per cui entrambe le parti devono essere d'accordo. Quindi nessuno è costretto ad accettare un dono, né dal punto di vista economico né dal punto di vista del tempo. Ti senti, e sicuramente perdi un'opportunità, cioè questo è un dato di fatto, perché se qualcuno vuol donarti qualcosa e tu non sai come accoglierlo, è un'opportunità persa per te per accoglierlo e per lui per dare qualcosa. Però ci sono delle situazioni in cui non è compatibile, vedi la questione di Dora, cioè lei non potrà mai soddisfare il bisogno di un volontario che si aspetta di avere un viaggio pagato e stare in Africa a fare attività con i bambini. O forse sì, se diventerà una delle attività che l'organizzazione metterà in atto, ma siccome al momento non lo è, purtroppo non si può, per cui o si riesce a dirottare tutto questo entusiasmo, perché i volontari sono mossi da entusiasmo, Lo vedremo poi rispetto ai volontari un po' datati, ai volontari nuovi, che differenza di entusiasmo e di voglia di fare c'è e quanto danno una carica positiva. Per cui spegnere questo entusiasmo è sempre un peccato, però se non si può, alle volte proprio non si può. Per cui, decidendo che alla fine, fatte le dovute valutazioni, possiamo decidere di accogliere dei volontari, ci viene anche da chiedere, ma i volontari da noi ci verrebbero? Perché... Appunto, prima dobbiamo decidere noi se li vogliamo e questa è la prima cosa da fare, guardando appunto tutte
le possibilità e i rischi a cui andiamo incontro, ma poi i volontari hanno voglia di venire da noi? Siamo appetibili? Comunque è uno scambio. Avete fatto questo con Guia l'altra volta, gli scambi di beni equivalenti, per cui quello del profit, per cui io pago un servizio. Ecco, qui siamo nello scambio di beni non equivalenti, per cui siccome noi non paghiamo il volontario, lui ci offre un bene o servizio, quindi il suo tempo, e noi cosa gli diamo in cambio? Soprattutto, lui quali sono le sue aspettative? Perché quello che sono le sue aspettative sono beni meta economici, non è il denaro, noi non lo paghiamo, ma lui ha delle aspettative nei nostri confronti, cioè nei confronti dell'associazione. Quali sono le aspettative? Grazie. Penso che Guia vi abbia spiegato ampiamente che il ringraziamento da fare nei tempi, nei modi, insomma, non stancarsi mai di dire grazie, anche con i volontari. Tra l'altro, l'apporto del volontario in termini di tempo è magari diluito nel tempo, magari diventa una consuetudine per cui siamo abituati ad avercelo intorno, non è come chi ti fa la donazione che è una cosa che si risolve in un momento abbastanza circoscritto, per cui è anche più semplice ringraziare. Ma magari appunto ce l'abbiamo, fa le attività, è sempre con noi, diventa parte di... questo non significa che non dobbiamo ringraziarlo. Anzi, a maggior ragione, più entra dentro l'associazione, più merita di essere ringraziato, perché diventa anche un supporto, un qualcosa a cui non possiamo rinunciare. Per cui il ringraziamento è sempre la primissima cosa da fare e non stancarsi mai. Allenarsi alla gratitudine è un allenamento anche per noi formidabile, per cui io lo faccio regolarmente. Ringrazio anche soltanto col pensiero, però essere sempre attenti a quanto riceviamo è importantissimo. Posso fare una osservazione? Sì. Secondo me questa è una cosa fondamentale, perché noi siamo sempre concentrati su quello che ci manca. Esatto. Per cui ci mancano due volontari, ma non ci accorgiamo che ce ne abbiamo 100. Ci manca, per cui sia appunto è proprio un allenamento sia nel riconoscere quello che c'è e nel riconoscere che non è scontato che ci sia, da una parte. Dall'altra parte è anche una posizione, diciamo, di prospettiva, per cui noi partiamo con la certezza di quello che c'è e non con l'incertezza di quello che non c'è. Per cui, ma questo lo vedo, voglio dire, anche come atteggiamento personale. Sì, sì, senza bisogno di entrare nelle dinamiche delle associazioni. No, no, vabbè, ma siamo qui. Sì, sì, è vero, siamo molto più concentrati su quello che ci manca e soprattutto siamo anche molto concentrati sulla buona causa. Per cui se per noi è assolutamente la priorità, per cui che tutti si muova nella direzione di portare avanti la buona causa, non è scontato che sia per tutti così. Per cui, appunto, se per qualcuno non è fondamentale, non è l'obiettivo della vita e comunque invece ci dona del tempo, è sensato riconoscerlo e ringraziarlo. La partecipazione e l'appartenenza. Beh, l'appartenenza c'è chi ama avere... sentire un senso di appartenenza anche in modo, diciamo, evidente, per cui, non so, la protezione civile, il soccorso, che hanno anche le divise, hanno qualcosa che gli faccia sentire di visibile e dimostrabile, che di trattino mostrabile, che si possa mostrare che appartengono a un gruppo. Perché è quello che cercano, per cui una delle cose che possono essere le aspettative è avere il cappellino, la spillina, la divisa. Ci sono quelli che non si vogliono. Appunto, cioè,
sono le possibili, ce ne saranno migliaia di altre che non possiamo prendere in considerazione adesso, stiamo prendendone in considerazione una parte, perché è una cosa che noi dobbiamo considerare. Per essere appetibili per un volontario dobbiamo andare incontro alle sue aspettative, per cui dobbiamo immaginarle e, se possiamo, anche scoprirle, perché poi con i nostri volontari che abbiamo è sempre importante avere momenti di scambio di relazioni per vedere quali sono le aspettative che hanno, se sono state soddisfatte, quali sono state soddisfatte, quali sono nate nello stare insieme, perché cambiano anche le aspettative. Gratificazione e riconoscimento, anche questo è fondamentale, cioè non dare per scontato che ci sono, ogni tanto ringraziarli pubblicamente, far sì che siano presenti agli eventi e ringraziarli in quei momenti lì, cioè dimostrare che c'è qualcuno che annuisce e sorride. E soprattutto non fare l'errore di omissione. Sì. No, perché alle volte sono 10 delle scorte. È normale cosa? Ringraziare. Giusto riconoscimento quello che ha fatto. Allora, ci sono tante cose che sono normali e che sfuggono per mancanza di tempo, di attenzione o perché siamo impegnati a fare altro. Sono d'accordo con te, sono perfettamente d'accordo con te. Io una delle cose che dico sempre, cioè che io sento riguardo proprio al fundraising, che comprende anche il people raising, è che è una questione sì di tecnica, di strumenti, ma tanto di buon senso. Cioè il buon senso, la buona educazione, il vivere civile dice che le persone dovrebbero essere ringraziate, però la vostra esistenza dimostra che non è proprio così scontatissimo, per cui ricordarlo non fa male. Anche perché poi appunto vi inviterò a scrivere, che questa è una cosa che hanno sempre invitato me a fare, sulla quale mi sono sempre opposta con grande determinazione, e poi ho scoperto essere utile. Perché se voi, quando deciderete di cominciare una campagna di people raising, ve le mettete tutte queste cosine, quando poi ce le avete scritte sono lì, e se vi servono le ritrovate. Io avevo una memoria formidabile, adesso ho l'hard disk pieno, per cui le cose o le metto fuori o le dimentico. Quindi anch'io me le scrivo. E soprattutto quando le ritrovo scritte dico, cioè che furba che sono stata a scrivermelo. Per cui, ecco, questa è una noticina che se ce l'avete vi fa poi comodo. Anche se sarà scontatissimo che voi ringrazierete pubblicamente e darete visibilità anche in occasioni istituzionali ai vostri volontari e non soltanto per le attività operative. Ecco. Il sentirsi utile, anche questo un volontario se lo aspetta, cioè si aspetta che l'associazione gli faccia in qualche modo capire qual è l'utilità che ha, come cambiano le attività con la sua presenza o no. Quindi è vero che lo si fa per sentirsi utili e nel momento in cui lo si fa ci si sente, ma se arriva anche una modalità, uno strumento, se nella brochure di comunicazione, nella brochure istituzionale viene scritto che alcune attività vengono fatte perché c'è l'apporto massiccio e sostanziale di alcuni volontari, il volontario sente che l'utilità che lui immagina in realtà è riconosciuta. Però potrebbe essere che il sentirsi utile dipende dall'aspettativa del volontario. Nel senso, magari il volontario viene da noi perché si aspetta che il bambino che viene ad aiutare è biondo, gli occhi azzurri, lo abbraccia, lo fa sentire bene, poi viene e lo trova. Posso usare? No, sta alla televisione, non posso usare. Insomma, un po' più. Anch'io sono un po' censurata. Aggressivo, quindi. Insomma, che non lo ascolta, lo manda a quel paese e quindi dice: allora io che sto a fare qua? Questo non mi ascolta? Ma questo è un compito nostro. È chiaro che quando noi. Adesso stiamo immaginando due mondi che pian piano si avvicinano, il volontario e la nostra associazione. È chiaro che se si avvicinano di colpo può esserci l'esplosione che dicevi. Se ci sono dei passaggi intermedi che tra l'altro appunto ci spostano e ci fanno incontrare nel posto giusto, al momento giusto, è chiaro che ai rischi si va sempre incontro. Tante volte la difficoltà è appunto per i ragazzi, ma anche per gli adulti,
venite, ci date una mano anche a far studiare i ragazzi, a fare i laboratori. Però tutti si aspettano, che dicono sono ragazzi in difficoltà, sono bambini piccoli, stanno lì, quindi io come vado, loro sicuramente saranno riconoscenti del tempo che gli ho dedicato. Poi magari si scontrano con la realtà, che però tu non gliela puoi presentare subito così, sennò veramente sarebbe giusto. Vabbè, però tu quando ti trovi con un adulto, soprattutto parlando di ragazzi, non puoi dire questi sono tutti... sta sempre la televisione. Sono tutti vivaci, sono tutti, tutti bambini vivaci. Dopo, mentre mangiamo, ci diciamo le cose come le pensiamo. Quando spegniamo i microfoni, perché sti bambini? Siamo alla fa, strumenti per prestare la propria opera al meglio. È chiaro che tu glielo devi dire e gli devi dare gli strumenti. Guarda, questi bambini sono un po' vivacetti, per cui ti do alcuni strumenti per interagire con loro. Non ti correranno incontro a braccia aperte mostrandoti gratitudine infinita perché vai a aiutarli, ma saranno arrabbiatissimi perché... Ti spiego perché lo strumento che io ti do è il capire perché questi bambini sono così. Anche soltanto quello. Cioè sappi che sono bambini che sono trascurati, abbandonati, in certi casi hanno visto, assistito a violenze, per cui hanno questo nel loro imprinting. Lo strumento che ti do è sappi che hanno queste difficoltà, per cui la loro reazione sarà probabilmente questa. Sì, però metti una persona che non è quello il suo obiettivo, quello di stare con i ragazzi, è normale che quello magari non lo sappia fare. No, ma se finito ormai ti tocca dire qualcos'altro. Ma se gestire il volontario. E non vale però quando mi allontano va. sì, però è chiaro che si può modulare le aspettative. Se la prima aspettativa di un volontario è voglio un bambino biondo ricciolo come un puttino dei quadri del 500 che mi corre incontro e tu non ce l'hai, non è che per questo lo devi mandare da qualche altra parte. Puoi spiegargli che effettivamente il suo apporto è molto più utile per il bambino un po' disagiato, vivace e arrabbiato col mondo perché c'ha ragione. Cioè se è lì. Può anche dire che non esistono quei bambini. Sì, che se vuole vedere quello vada in una bella chiesa, si rimiri le parole d'altare. Anche l'attenzione, cioè non perché uno è volontario non va mai ascoltato. Cioè anzi, va ascoltato sempre di più. La mia esperienza personale è che siccome ero volontaria, quando avevo bisogno di qualcosa, di qualche informazione, e sì, vabbè, dopo, sì, magari, mai, sostanzialmente. Per cui anche quello è importantissimo. Se un volontario chiede attenzione, si aspetta che tu gliela dia. Ragazzi, se si decide di fare pipolesi, bisogna saperlo prima, altrimenti io vi do una bella serie di strumenti, di tecniche, di tutto quanto e poi vi dico fatelo, poi però mi venite a cercare, perché c'è la testimonianza, è stata registrata, per cui ve l'ho detto io che si può fare. Io vi avverto prima che implica un lavoro, cioè come in tutte le attività di fundraising ci vuole programmazione, progettazione, strategia, va tutto fatto prima, perché dopo quando si parte, cioè se ci si apre, si fa comunicazione, si cercano i volontari, si passa magari, si decide di agire un po' sull'impulso, per cui abbiamo bisogno di volontari, dai mettiamoci, facciamo una bella campagna, ci mettiamo lì a tavolino, facciamo dei volantini bellissimi, facciamo una campagna via web, facciamo questo e quell'altro, arrivano frotte di volontari. La mia titubanza non era sull'attenzione data ai volontari, era sul fatto del giusto limite da porre, perché sempre sull'esempio di prima, mi arriva il volontario e poi mi dice ma perché Luigi si comporta così? Fino a che punto io gli posso descrivere il suo comportamento, a che cosa è dovuto? E fino a che punto il volontario può restare deluso perché dice vabbè non me le vuole dire le cose? Però capiamo che insomma io ti posso raccontare
un comportamento fino ad un certo punto. Poi non ti posso dire che quello si comporta così perché la mamma, il padre, quella e quella. Lo so. Però io se ti devo soddisfare, anche perché tu mi dici ma perché si comporta così, perché si butta sempre a terra o perché mi aggredisce, ti devo dire senti, sono questioni personali, o cioè fino a che punto ti posso soddisfare la tua richiesta? Allora, vabbè, qui anche qui vale il buon senso, a parte i diritti alla privacy, per cui quelle sono norme che vanno assolutamente tenute in considerazione. Ma poi vale il buon senso e ogni situazione va affrontata per quello che è. È chiaro che se è un volontario che è presente con voi da tanto tempo, che fa attività, che sapete essere diciamo, molto legata alla vostra buona causa, si può avere, cioè ci si può aprire di più. L'importante è dare gli strumenti che servono per quello che lui deve fare. Poi il resto, insomma, sì, non c'è una risposta. Cioè, va alla sensibilità, fatto salvo la normativa, va alla sensibilità della relazione tra le persone. Che bello, è facile. Quindi è considerato sbagliato inquadrare il volontario come risorsa umana all'interno della struttura dell'associazione volontaria o di promozione sociale? O non ho capito la domanda oppure la risposta è no. Cioè, nel senso, certo il volontario è una risorsa umana, sì, che presta, sì, che fa la sua prestazione in modo come una donazione. Quindi si presta per quelle che sono le proprie skills tecniche e personali, caratteriali. Quindi se questa è, diciamo, la base, perché non considerare il tutto dietro una leadership? Cioè l'associazione deve avere una guida, deve avere un leader. Sì, il tutto dovrebbe essere guidato, organizzato, appunto progettato secondo una strategia dal leader. Certo, ma alla fine il volontario quando entra a far parte dell'associazione entra a far parte dell'organico, soprattutto se lo fa in modo continuativo e stabile, può essere certo considerato una risorsa umana. Ecco, però qual è la vera differenza fra la risorsa umana? Diciamo che la motivazione del volontario non è quella di avere un lavoro, ma è quella di fare una donazione, per cui la differenza sta lì, anche se consideriamo che nelle associazioni anche il personale retribuito, se non so se qualcuno di voi è personale retribuito in qualche associazione, fa una buona parte di donazione, mm-hmm, cioè anche il personale retribuito, diciamo che non stiamo a parlare di percentuali per decenza, però sappiamo che fa una buona percentuale di donazione, quindi la... Diciamo la differenza è labile, anzi si potrebbe parlare di volontari retribuiti e volontari non retribuiti, chiamando i volontari retribuiti il personale dipendente, perché in realtà in qualche modo lo è. Per cui sì, fanno tutti parte delle risorse umane. La differenza sta nel fatto che il volontario ha una maggiore elasticità e mobilità, nel senso, secondo me. Secondo me questa libertà, elasticità dovrebbe essere in un certo senso chiarita all'inizio del rapporto, cioè nel senso il presidente, il vicepresidente accoglie, perché è sempre comunque un'accoglienza, il volontario, chiarendo quali sono i limiti e qual è l'inquadramento, ecco, la mansione specifica, perché così come il dipendente, il collaboratore ha dei limiti chiari all'interno dell'azienda, anche il volontario ha questi limiti. Certo, sì, assolutamente. Poi dipende, è chiaro che dipende dai bisogni che hai. Probabilmente tu stai immaginandoti una figura per la tua associazione, per cui ti serve che ti garantisca una certa continuità, un certo tempo, eccetera. È chiaro che può essere tra le richieste che fai, non essendoci poi un contratto, non è che puoi obbligare un volontario a fare, cioè non puoi trattarlo come personale retribuito avendo delle richieste e dei vincoli che per la natura della relazione non ci sono. Sì, per i quali si possono
Ma i paletti. Puoi venire qua dove tu, a meno che non devi mettere i paletti. Ma i paletti non solo si possono, ma si devono mettere. Assolutamente. Assolutamente. Perché altrimenti poi si entra nel caos. Ma certo. Certo. Tra l'altro io una delle cose che dico sempre ai volontari, soprattutto a quelli che collaborano con altri volontari, è di stare molto attenti, cioè di prendersi solo gli incarichi che sono in grado di portare a termine. Perché nel momento in cui io e te decidiamo di fare un'attività, io devo fare una parte, tu devi fare la tua, entrambi siamo volontari, per cui togliamo il tempo prezioso nostro a famiglia, lavoro, salute, divertimento, eccetera. Allora, nel momento in cui ci prendiamo un impegno insieme e io non sono in grado di onorarlo, inficio anche il tuo. Quindi, se però tu sei personale dipendente, in qualche modo il tuo lavoro lo devi fare, hai una retribuzione, ma se sei un volontario è ancora più, diciamo, grave tra virgolette il danno che io ti faccio, per cui anche i volontari estremamente entusiasti che dicono faccio tutto io, poi quando glielo vai a chiedere se l'hanno fatto ti dicono io non ho avuto tempo ma tanto sono volontario, sono pericolosissimi. Per cui la primissima cosa da sottolineare è di prendersi gli impegni. E questo sta anche un po' a noi capire quali impegni dar loro, però quelli che possono onorare, perché sull'onda dell'entusiasmo uno dice faccio tutto io sapete quante volte dico lo faccio, anche da volontaria mi rendo conto che non ci arrivo, poi sto sveglia la notte piuttosto che mancare a questa parola che ho dato, però capita, perché e quando c'è un'attività che ti coinvolge, per la quale hai voglia di mettere a frutto il tuo tempo e le tue capacità, e vedi che c'è un bisogno reale ed è un bisogno che condividi, il primo istinto è certo ci sono, poi c'è anche il resto della vita e quindi è proprio importantissimo che chi si prende un impegno lo porti fino in fondo. Io credo che bisogna fare distinzione comunque tra volontari e volontari, perché c'è il volontario che dice vengo a passare un'ora qua, perdere tempo e finisce là, c'è il volontario che semmai vuole crescere, e allora se vuole crescere c'è delle potenzialità, chiedergli se vuole fare dei corsi di formazione, delle cose, però sempre ovviamente restando, cioè per cui ecco, il volontario che tu dici che cosa devo dire a quello, sicuramente un volontario, non è un volontario professionista della materia specifica, delle patologie eccetera eccetera, per cui non te l'avrebbe neanche chiesto, l'avrebbe detto lui stesso, semmai è un autistico con disturbo di DI, di iperprendimento eccetera eccetera, per cui insomma quelli sono volontari, credo che sono come le nuvole, sono passeggeri che poi svaniscono come le nuvole, invece bisogna prendere in considerazione a quelli che si danno proprio il dono di se stesso agli altri e che vogliono crescere sia professionalmente sia far crescere gli altri e comunque il sociale, perché cioè, credo che il loro obiettivo sia far sta bene chi sta male, ecco, cioè il punto, credo il vero volontario è quello, far star bene chi sta male, nel tuo insomma, quello che è, per cui insomma, fare, cioè il volontario è quello così, sì, lo si dice, però insomma, ecco, non prendo in considerazione più di tanto, basta, quindi. Ma io volevo fare un'osservazione, però ditemi se sto andando fuori. È come se leggessi negli interventi una preoccupazione a fare, come dire, a mettere delle limitazioni di questo tipo. Cioè, come dire, è come se cioè, ognuno di noi ha detto no, ma al volontario bisogna fare così. Voglio dire, sono tutte cose giuste. Per cui a me quello, diciamo, l'immagine che mi veniva in mente mentre sentivo gli interventi è che il presidente diceva al volontario tu questa cosa non la puoi fare, per cui secondo me qui entra secondo me anche l'arte della relazione, nel senso che magari tu a un dipendente gli puoi dire cioè, amico, io ti pago 5 ore per produrre il cellulare e tu dopo queste 5 ore mi devi produrre il cellulare. Al volontario invece magari gli devi ciao, come va?
E il fatto è, no, ma guarda che noi oltre a fare questo facciamo anche quest'altro, magari mi potresti aiutare per un periodo, lascia questa attività, mi aiuti su questa. Per cui penso, almeno dalla mia esperienza, che ci vuole un lavoro anche di questo tipo, per cui mentre con il dipendente appunto tu lo paghi e intervieni, vabbè anche lì ci sono con i dovuti distinguo, anche perché appunto certo. Si diceva che i dipendenti, cioè quello che muove sia dipendenti sia volontari è comunque una gratificazione, è la buona causa, cioè lavorano tutti e due, sia il dipendente che il volontario lavorano per la buona causa, per cui comunque certo col dipendente puoi avere, cioè, sei un po' più diciamo pretese tra virgolette, più aspettative di produzione. Con un volontario perché comunque ti devi porre, e forse voglio dire, è questo il lavoro che anche ci viene chiesto, no? Cioè che devi curare la relazione in una maniera che sia curata. Perché vabbè, con il fatto che io ti devo comunque ringraziare perché mi stai facendo volontariato, sembra quasi che la relazione non sia paritaria, nel senso sia squilibrata. Perché io già per il fatto che tu stai qua e comunque mi stai dando una mano, comunque mi stai dando vantaggio alla mia associazione, comunque ne stiamo traendo beneficio, sembra quasi che ho certe cose le devo far passare, oppure nella relazione, ciao come stai, invece se magari ti dovrei rimproverare perché forse ho già esagerato, e invece a te ti tratto diversamente rispetto al dipendente, perché al dipendente mi posso incazzare, scusa del te. L'hai detto. E invece col volontario devo cercare sempre di dire, ma vabbè, non ti preoccupare, la prossima volta stai più attento, quasi come se fossi in soggezione nel doverti comunque ringraziare perché sei un volontario. Ascolta, allora a quel punto se cominci ad avere troppi volontari così, poi non riesci più a far niente, cioè alla fine quello che conta non, sopra a tutto è l'obiettivo dell'associazione, la ragione per cui l'associazione esiste, i beneficiari dell'associazione, per cui tutte le forze con le loro dinamiche, con le loro relazioni e quant'altro devono però convergere sul portare avanti la buona causa. Quindi è quello che ti dà un po' la misura. Se questo volontario si comporta in un modo per cui inficia magari il lavoro di altri, piuttosto che invece che portare benefici porta danno, lo devi rimproverare anche perché, anche se è un volontario. Io porto sempre l'esempio, è un modo di dire brasiliano, che è il famoso presenci di grego, che vuol dire il regalo del greco. Senza offendere i greci, che regalo hanno fatto ai troiani greci? Gli hanno fatto un bel cavallo, però la sorpresa non era poi così divertente, per cui non è che tutto quello che è regalato va colto come cosa buona, se c'è dentro la sorpresa è meglio, cioè, appunto, dire no grazie. Ci sono regali e regali. Come? Ci sono regali e regali. Regali e regali, se un presente di greco, grazie, no, non possiamo, ma non perché non lo voglio io, non perché mi sei antipatico tu, non perché non fa bene l'associazione, quello che conta è l'associazione, non sono io. Questa è un'altra cosa importantissima, è la buona causa che parla, non noi. Così come quando andiamo a chiedere donazioni, non le chiediamo per noi per andarcene in vacanza, ma le chiediamo per portare avanti le nostre attività, che sono utili, che hanno dei beneficiari che aspettano queste attività che noi facciamo. Allo stesso modo, quando qualcuno ci offre un aiuto, noi dobbiamo sapere che non è per noi, è per la buona causa. Dall'altra parte, appunto, il volontario ha delle aspettative, però può aiutarci a fare un sacco di cose. Cioè, che cosa possiamo aspettarci? Comincio a vedere le palpebre un po'. Siete da... Sì, da sì. Allora, facciamo che finisco... Anche perché già sono già le 11. Se mi date ancora 10 minuti, 5 minuti, ce li ho. Dai, dopo vi faccio, perché così concludiamo un attimo un argomento. Un altro argomento, cioè quello che può fare il volontario all'interno dell'organizzazione, quindi capisce meglio le dinamiche perché è esterno e quindi capisce le dinamiche interne dell'associazione e le esigenze della comunità, perché appunto è un tramite, lo dobbiamo considerare un po' un tramite tra noi e la comunità in cui operiamo.
ci può portare appunto, sia se è creativo, sia se glielo lasciamo fare, sia per il fatto che appunto non è un investimento eccessivo, ci può portare la possibilità di sperimentare novità, può aiutarci a migliorarci proprio per questa ragione, che sono liberi, non vincolati. Possono essere più critici, sì, è un po' il riassunto di quello che siamo detti. Ci aiuta a sviluppare rapporti con circuiti con i quali non abbiamo ancora relazioni, perché come sappiamo al sesto livello siamo collegati tutti al mondo, lo sapevate, no, questa cosa, per cui con un passaggio di 6 arriviamo a conoscere tutto il mondo. Io ogni tanto lo faccio per verificarlo, perché secondo me è impossibile, ma ogni tanto vado su Facebook e guardo tra gli amici che ho chi sono gli amici degli amici degli amici e scopro, cioè, gente che conosco in capo. Sì, certo, però io sono un po' un po' Tommaso che ci ficco il naso, per cui vado a sperimentarlo per quello che posso. E Facebook su questa cosa dà veramente la misura di quanto le relazioni siano veramente fuori da ogni controllo, cioè comprendano l'intera umanità. Io, persone che scopro, amici miei di Malta, che sono amici dei miei amici del Brasile, che non hanno niente in comune, oltre al fatto, vabbè, che io li conosco tutte e due, ma non sono io il tramite. Cioè veramente abbiamo un sacco di legami, per cui avere gente nuova ci mette in relazione con un sacco di altri legami. Sono testimonial, perché più che metterci il loro impegno, il loro tempo, e quindi possono darci veramente una... contribuire alla nostra reputazione positiva. E poi possono innescare circoli virtuosi di, appunto, tra le loro conoscenze trovare qualcun altro che, altre persone disponibili a prestare attività. Perché anche quello, se uno fa una cosa che gli piace e lo gratifica, come prima cosa coinvolge gli amici nel fare le stesse cose, no? Cioè, se io vedo, cioè, se faccio una cosa che mi piace, se andare in un'associazione mi fa stare bene, mi fa sentire utile, mi sembra impiegare bene il mio tempo, so che l'associazione ne ha bisogno, so che per i miei amici sarebbe utile impiegare bene il proprio tempo e sentirsi bene, la prima cosa che faccio è metterli in relazione. Però, ecco qua, che torniamo a quello che si diceva, sono argomenti che abbiamo affrontato poco fa. I volontari richiedono un impegno, in primis la mission, cioè sappiamo dove dobbiamo andare, e il fatto che un volontario entri non ci deve spostare da dove dobbiamo andare, anzi deve contribuire, per cui dobbiamo essere molto chiari su dove vogliamo andare, perché possiamo coinvolgere le persone e portarle insieme a noi, fare un pezzo di strada con noi. Procedure e regole chiare, quindi alcune cose fanno parte di quelle che si possono sapere, altre no. Per entrare in contatto con questi bambini ci vuole una procedura di un certo tipo, non posso mandare allo sbaraglio le persone, quindi per poter fare l'animatore, l'educatore con questi bambini, tu devi rispondere a certe caratteristiche, queste sono, lo sappiamo prima, lo diciamo prima e siamo già tutti d'accordo. Comportamenti e atteggiamenti coerenti, questo è fondamentale, si commenta da sé, cioè se noi diciamo che facciamo delle attività e che la nostra mission è fare queste attività e poi ne facciamo altre, il volontario dice ma io sono venuto per fare una cosa, voi ne fate in realtà un'altra, in qualche modo si sente ingannato, si sente tradito nelle sue aspettative. Un gruppo che qualcuno che si occupi di ascoltare le sue istanze, di rispondere alle sue richieste, di coordinarlo con gli altri, perché anche coordinarsi tra volontari, come si diceva prima, si rischia poi di inficiare l'uno il lavoro dell'altro, e quindi qualcuno che coordini, qualcuno che si occupi di queste relazioni è assolutamente fondamentale che ci sia. Per inciso, non serve copiare tutto perché poi queste slide le avrete, quindi se vuoi, non ti vedo, no, mi sono dimenticata di dirlo all'inizio, per cui un po' tardi.
locali e strumenti, insomma, non si può chiedere a un volontario di fare uno stoccaggio di prodotti come quelli del banco alimentare nella sua cantina, ci mette quel che ci sta, poi no, e poi bisogna dargli uno spazio adeguato con un'accessibilità di un certo tipo, con la possibilità di entrare e uscire con dei mezzi adatti, eccetera. E allo stesso le attrezzature, gli strumenti, sia nel caso in cui si tratti appunto di avere a che fare con persone, immaginiamo soltanto chi fa volontariato sulle ambulanze, cioè è chiaro che deve essere messo in condizione. E ancora, qui si allontana la vostra pausa caffè, però quasi finito. Formazione iniziale, si torna al discorso che avevi già introdotto tu, cioè bisogna che sia preparato ad affrontare quello che deve affrontare. Mi immagino nel caso di persone nella vostra associazione, voi lo fate questo? Cioè, dopo magari sarebbe anche interessante condividerle un po' queste cose, cioè che cosa fate voi con i vostri volontari, cioè come fate le formazioni, perché le buone pratiche vanno condivise, per cui se voi le avete è molto, magari in un contesto conviviale dopo. Sembra quasi che si abbia più paura di relazionarsi tra le associazioni così profondamente. Scusami, ripeti. Sembra che abbiano paura le associazioni a relazionarsi così profondamente fra di loro, perché poi si sa che non si deve sapere, forse poi vengono, insomma, si ha dei pregiudizi, dei tabù di base, di fondo, che sono inutili, inesistenti, sono solo delle loro, diciamo, fissazioni tramandate. Sì, può darsi. No, lo scambio è sempre utile, assolutamente. Sì, no, non c'è nessuna ragione per tenersele. Anzi, se poi sono cose che funzionano e sono buone, assolutamente proficuo condividerle. Un sostegno materiale, psicologico, spirituale, per esempio in casi in cui ci siano volontari che hanno che devono operare con persone magari malate gravemente, addirittura malati terminali, è chiaro che un supporto da quel punto di vista l'organizzazione gliela deve offrire, altrimenti c'è il rischio di abbandono, di burnout. E momenti di confronto con lo staff retribuito alla direzione, questi sono molto importanti perché la relazione tra staff retribuito, come si diceva, e volontari va curata in particolar modo, perché devono assolutamente collaborare. E non sono rari i casi in cui se non esiste un buon gruppo di coordinamento per i volontari e vengono lasciati un po' allo sbaraglio, i primi che devono far fronte alle esigenze del volontario un po' appunto allo sbaraglio è il personale retribuito, che si trova a dovere gestire delle situazioni con delle persone esterne e fare il suo lavoro contemporaneamente e fare la parte di donazione che sappiamo tutti essere insita nel lavoro retribuito presso le associazioni. Allora cosa succede? Che spesso il personale retribuito, spesso, è accaduto, a me è accaduto spesso, il personale retribuito si mette in contrapposizione col volontario perché non ha voglia di gestirselo, perché non ha tempo, perché in realtà il suo lavoro è un altro. Quindi questa è una relazione che va curata moltissimo. Capita che appunto se si crea questo screzio, il volontario trovi davanti a sé dei muri perché non sa a chi rivolgersi e il personale retribuito si sente ulteriormente sfruttato e messo in difficoltà dal fatto che deve gestire cose che non sono il suo compito, che non sa gestire, oltre al portare avanti il suo lavoro. Vabbè, questo è un po' il riassunto di quello che dicevamo, cioè la relazione tra il personale retribuito e il volontario va curata e va comunque filtrata da uno staff che se ne occupi.
cioè, vanno messe in relazione le due risorse umane, i due tipi di risorse umane. Vi concedo il caffè, ci rivediamo qui fra 10 minuti. Allora, bentornati. Allora, volevo farvi fare una, per concludere un po' questo argomento, che appunto, come si diceva, mi rendo conto che è stato un po' teorico, però andava fatta una sorta di introduzione per entrare un pochino nella, così, nell'argomento, provando a cambiare punti di vista e valutare tutte le possibilità. Questo fa parte ancora dell'analisi interna, perché prima di muoversi verso l'esterno è fondamentale essere molto sicuri di quello che siamo e di quello che facciamo, quindi avere una forza rispetto alla nostra mission importante. Questa è un'analisi di cui appunto avete già sentito parlare, che permette di analizzare tutti i punti di vista, per cui i punti di forza, di debolezza, le opportunità, i rischi o le minacce. La prima parte ha più a che vedere con l'interno dell'organizzazione, la seconda parte, cioè le opportunità e le minacce, con la relazione dell'associazione con l'esterno. Perché serve questa SWOT? È un acronimo, questa SWOT analysis. Perché si tende ad analizzare sempre le situazioni da un unico punto di vista, per cui se si è troppo pessimisti si tende a paralizzarsi, se si è eccessivamente ottimisti ci si butta e poi non si sa dove si va a finire. Questa è utile perché effettivamente i punti di vista sono sempre relativi. E questo lo dimostra. Cioè, se voi proiettate un cilindro, da una parte vedete un quadrato, proiettato dall'altra un cerchio. Quindi, insomma, a seconda del punto di vista che avete, la visione che avete è diversa. Così si può avere un'idea complessiva e fare una valutazione il più possibile reale della situazione. Come si fa? Molto semplice. Si fanno 4 caselle, in una si scrivono 5 punti di forza dell'organizzazione, nell'altra 5 punti di debolezza, opportunità e rischi. Raccomandazione che ho già fatto è scrivere, perché lascia un segno per chi viene dopo. Una delle cose più pericolose, questo non ha a che vedere solo con questa analisi, ma in generale, è che le informazioni le gestisca qualcuno in un modo assolutamente personale. Ci sono in molti casi, per esempio, le segretarie, che sono sempre presenti, che sono i veri centri di potere, perché sanno tutto e non condividono niente. Vedo tante facce che annuiscono. Sì, le segretarie sono bravissime, alle volte però non condividono, non lasciano traccia, per cui non è dato di sapere delle informazioni che invece dovrebbero essere condivise da tutta l'associazione. Si augura sempre lunga vita alle segretarie, ma poi alla fine anche loro in pensione almeno ci vanno, per cui è un disastro quando si fanno questi passaggi, al di là di questa situazione nello specifico. È l'inizio della costruzione di un metodo, è vero, quando si comincia a scrivere il nero su bianco fa la differenza, cioè da qui si parte, di qui in poi si va così, ed è anche un modo per valutare se le cose sono andate come avevamo immaginato oppure no. Quindi adesso facciamo la SWOT analysis relativa alla nostra attività di people raising, cioè quali sono i punti di forza, debolezza, opportunità e rischi per un volontario, perché i volontari cominciano ad arrivare alla nostra associazione, cioè quali punti di forza abbiamo per attirare volontari, quali sono i punti di debolezza che invece li allontanerebbero, quali sono le opportunità nell'avere volontari, quali sono le minacce nel fare una campagna di people raising. Allora, niente, vi mettete questi 4, vi mettete per cortesia in, facciamo 3 gruppi. Tu ci sei o no? Tu sei qua.
Allora, siete una decina, io vi farei mettere in tre gruppi, perché se siete troppi si comincia così, no, non si finisce più. E farei fare tre gruppetti, scegliete una delle vostre associazioni e provate a fare queste valutazioni in base alle vostre associazioni. Sono incerta se darvi un aiuto prima, una traccia, o farvelo fare dopo. Tu metti insieme a lui che se vai via, cioè insieme a un gruppo in cui ce ne sono quattro, non so perché ho aggiunto te, perché ti avevo calcolato 9 e tu sei il 10. Io ho già prenotato andare con lui, perciò. Ok, insomma mettiti in un gruppo di quattro, così se vai via rimangono almeno in tre. Vi do qualche suggerimento, preferite? Per esempio, i punti di forza per un volontario che viene nella nostra associazione sono... usateli come tracciano, perché sennò a questo punto non serve, cioè, se li riscrivete. Però appunto essere conosciuti, avete una buona reputazione, tradizione, per cui ci siete da tanto tempo, presenza su tutto il territorio, anche capillare, non solo presenti ma anche ben diffusi, esperienza nel settore, quindi siamo conosciuti perché sappiamo quello che facciamo. I punti di debolezza, avere pochi volontari. Avere volontari di una certa età, per cui che magari sono meno disposti a innovare o più pronti a un pensionamento anche dal volontariato, cosa che peraltro non succede spesso. Siamo poco conosciuti e solo nel nostro settore, non abbiamo mai fatto campagne, quindi non sappiamo come muoverci, cioè tutto quello che vi viene in mente, se sono più di 5 tanto meglio. Aver avuto problemi con le risorse umane nel passato, le opportunità, sapere che ci sono tante persone che sono disponibili a dare una mano a noi, le opportunità sul territorio, quindi stiamo parlando dell'esterno, di come il volontariato è molto diffuso qua a Foggia. È vero, questo è... E allora, vedi? È vero. Allora sono lì a aspettar voi. Abbiamo risorse da investire, cioè abbiamo persone, per esempio, all'interno della nostra associazione molto brave nel valorizzare le risorse umane, nel valorizzare le persone, per cui è un'opportunità da sfruttare, perché è sicuramente una persona che potrebbe, o più persone che potrebbero essere i coordinatori dello staff dei volontari. I rischi, questo è il primo che abbiamo già identificato, che non siamo in grado di gestire il ritorno, se ne vengono tanti, cosa facciamo? Non saper comunicare, volontari che non ci servono e suscitare reazioni sul territorio, per cui magari diciamo competitor, tra virgolette, associazioni che fanno le stesse cose possano in qualche modo ritenerci dei competitor. Ok, li ho tolti perché sennò vi ispirate troppo, preferirei che... Yes. Allora, se riusciamo a... Vabbè, mettetevi... Scusa, io devo star microfonata ancora adesso.
descrivi i tuoi punti di forza e voi descrivete quello che vedete come punti di forza tuoi, per vedere se coincidono, perché spesso uno pensa che il suo punto di forza sia e invece scopre che non lo è. Quindi sì, è assolutamente, assolutamente può essere anche un punto di debolezza. No, dicevo che anche opportunità possono diventare rischi e la cosa che si vorrebbe fare è avere vuoti in due settori di destra, quindi spostare le opportunità, cioè i rischi, trasformare in opportunità, le parole, però è un passo successivo. Adesso i presidenti, gli ordinatori o gli operatori o gli assistenti che stanno lì e i volontari vanno in bagno. Perché ovviamente il presidente che ha una certa età, 74 anni, è plagiato ovviamente dalla leadership. Quali sono?
condivisibile, la gente sente il problema, sente che siete una soluzione. Le persone sì, sono aiutate, ma non vengono motivate. Il problema è ricevuto. Perché io mi chiedo, mi sento per fare l'alleanza al corpo delle olive o al corpo di quello che fa le voglie risolve il problema supponiamo se fosse una soluzione che raccoglie le voglie strada la voglia di fare questo circuito con un'associazione che fa perché la gente deve farlo lontano e congelante la città congelata e allora il problema è che la situazione è che la situazione è sentita se si perché se tu ti occupassi per esempio di tossici dipendenti carcerati e a noi ci sono molti che non si può cercata con l'America. Sì, 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 appunto. Non partire, non dare per scontato niente. Questo serve, non dare per scontato niente. La tua ambizione è di dire, tu ti occupi. Se non ci fosse più, cosa succederebbe? Riprova a annunciare che cosa fanno le persone, questa attività va allora la metterai tra punti di forza e debolezza, nel senso che la posizione che opera in settori, tra il punto di forza che opera anche sul territorio, quindi avete una rete che conoscete qui, vi fate conoscere e invece di punto di debolezza però che avete anche delle attività magari un punto di forza quasi tutti gli operatori, perché non mi dico che io sento che a me sembra generico, no, ascolta
queste cose perché sono utilissime. Effettivamente anch'io ho questa sensazione. Perché un conto è se voi fate, non so. Abbiamo una scuola bellissima dove ci sono 48 donne, questa è la cosa concreta, ma facciamo azioni militari. E poi soprattutto tutto quello che sto mettendo. Abbiamo un laboratorio, però c'è un'operazione che è la ristrutturazione e che non può fare questo, non so, abbiamo fatto già. Quindi voi perché la debolezza perché dipendete da là. La debolezza è che veniamo gestiti quando non un problema. Quello che la gente si sta, io sono medico, e la fine della medicina, e quel tipo di immigrati, allora ci sarebbe almeno una probabilità, ma
voi qui fate una cosa, una voce. Però appunto capisci che in realtà potreste essere due associazioni differenti. Niente di professionale. Sì, perché ti convido a fare la vita per l'associazione. Allora, io ti conosco per l'attività che fai qui, l'associazione della vita, sì, è quello che fa, si dica, ma no, che fa le cose in Angola. Perché non hai una, capisci, non hai un'identità istituzionale. Io penso a emergency, penso a gli ospedali, non penso agli ospedali, però anche penso a WWF, so che ha mille progetti, però tutti importanti. Penso a Opera San Francesco di Milano, so che cioè è chiaro che è un'offerta maggiore che tu dai, per cui potrebbe essere un punto di forza da parte vostra andare incontro al diversi campioni. Però ti indebolisce dal punto di vista del resto, perché loro non. Ma quelli no, sono gli altri, non sono gli stessi, ma perché stanno lì? Ah, perché sono gli angolani che vengono, no, gli angolani stanno giù. Capisci? Cioè devi essere un po', immaginare che hai a che fare con gente un po' vecchia. Come prima approccio. Dopo puoi tirargliela una quanta, però in questo caso lui conferma che comunque la vostra mission è già emesso. Non è, non c'è una, diciamo, un giudizio relativo, va benissimo, però devi sapere che hai questa difficoltà, cioè che questo può essere un punto di difficoltà, perché se chi ti conosce per l'attività che fai sul territorio viene a sapere di te, ti diciamo, identifica, ti associa con le attività che fai sul territorio. Se qualcuno ti conosce prima le attività che fai all'estero, ti conosce per quelli, metterle insieme se non c'è qualcosa che unisce. Possono essere sia punti di forza che punti di forza. Però adesso provate a fare un'analisi rispetto a che punto di forza posso, può essere la mia associazione, punti di forza può avere la mia associazione nei confronti di campagne di soccorrimento. È chiaro che appunto, il fatto che voi facciate attività giù e quindi volontari come servono sono molto specifici è un punto di debolezza. Perché dovete targetizzare molto la mentre può essere una scelta forza in sé come associazione perché opera in diversi settori. Molti vogliono fare cose diverse, perché l'individuo è diverso. È tutto un po' relativo, però cioè, la stessa questione può avere punti di vista diversi. Il cilindro può essere un cerchio o un quadrato. Nonostante tutto. Grazie. E sto parlando pittorando, quindi non la stagionalità, i corsi, ma la quantità dei corsi, l'abbondanza perfetta, la differenziazione perfetta. Voi richiamate il Vangelo della vita. No, e quindi forse anche il volontario che lo fa o quando lo fa per stazione, manda avanti queste cose a me. A prescindere che poi ha scoperto. Il Vangelo effettivamente richiama subito qualcosa di quello laico. Sì, lo fa lo stesso, per fare si impegna e cerca di fare ciò che può fare con il consiglio dell'amministrazione, per la parola in libertà. La situazione, col presidente. Vangelo, certo, giura che è come perché chiamiamo mission invece che missione. Specialistiche, eccetera, nel laboratorio di arte e terapia, eccetera, eccetera, c'è una maestra d'arte, addirittura restauratrice di vari quadri antichi, votata di iconista, che fa laboratori di arte e terapia, di pittura, di pittura, eccetera, 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 percezione. Qual è la, cioè non è prevalente o qual è quella vera o qual è la vera, non so se è accanto.
il laboratorio di yoga si è fatto molto un onesto di un corpo ragazzi, che ovviamente devi gestire, valuti attraverso questo.
dentro questa griglia dei volontari. Se tu pensi a dei volontari, semplicemente perché non puoi pagare, non puoi pagarti. Allora, tu ritieni che sia una attività specifica del volontario occuparsi di amministrazione di progetti? Nel nostro caso anche, non soltanto, nel nostro caso anche. Ma voi avete dei volontari e non possono fare loro questa cosa, perché per fare queste attività devono essere già un po' dentro l'associazione. Cioè, chiamare un volontario per fargli fare progettazione vuol dire dargli una mano all'associazione, Stiamo cercando di fare Vi rendete conto pian pianino di come è complicata la cosa? Questo potrebbe essere servita questa analisi, cioè
bella cosa dei compilati, quindi da quel che sembrerebbe, almeno per l'estero non avete bisogno. Se volete continuare sulla sua, potete fare qualcosa sul suo territorio, oppure vi sentirete provare a prendere un'altra e fino a tutela, perché sicuramente questo richiederebbe tanto impegno e alla fine diventa un esercizio nel quale voi tutti no, mi dispiace, tenetelo perché è prezioso, dopo lo condividiamo con gli altri. Sì, quindi
volontari servono. Quindi non, allora, per fare sensibilizzazione, non mi serve una persona specifica che sappia seguire i progetti o farvi l'amministrazione. Però è molto più semplice, per cui prova a farlo per una parte della tua associazione, che è quella del territorio, al di là del fatto che per che cosa userai, prova a immaginare quali sono i punti di forza, qual è l'analisi di questa parte della tua associazione dal punto di vista della ricerca di volontari. Quali sono i punti di forza? Da quello che della ricerca. Cioè del far avvicinare della fine, che l'immigrazione è un problema per loro, soprattutto anche alla ragazza che non ha la responsabilità, a livello di mission è sentita come un problema dall'immigrazione. Poi quella che incontra quel problema è questa la mia missione. Guarda che persone tu non hai chiarissima la mission qui in Italia, secondo me è più importante. Allora voi vi prendete in carico degli immigrati che vivono in condizioni disumane, che però ci sono, che non possono essere spediti e che sono qui a Foggia. Questo è quello che l'obiettivo è creare una cooperativa sociale formata esclusivamente da tutto. Non conosco la lingua, non si sanno molto. Ciò che volevo fare, quello che stavo facendo già dall'anno scorso a settembre, con il leader ci facciamo che si fa per fare l'assistenza. No, perché non dobbiamo fare il lavoro. Allora devi analizzare bene che cosa fate. Individuare una persona, vedere da dove viene, che quanti anni ha, se è minorenne o maggiorenne. Assistenza supporto turistico per la realizzazione di un locale dove c'è la lavanderia gettoni per la pulizia del parco dove venivano maleati, costo aperto, come si chiariscono molte cose. Noi fate l'assistenza di un altro tipo, l'assistenza non è assistenza da lavorare. Perfetto, solo che il progetto presentato eccetera eccetera ma poi l'assistenza che ci sono delle criticità secondo qual è il punto di forza che avete una buona rete, quindi questa cosa viene fatta? Qual è il punto di forza avete rispetto a questa attività soltanto? Che abbiamo una persona... Cioè, scrivete perché... Perché non ha tenuto in relazione. Cancella il resto. Quello che ho detto, quanti dici sono le criticità? Sì, e magari fa... Sì, però ci sono le criticità che lo c'è apposta. Per vedere proprio allora, a livello di siamo passati a non si può fare ci arriviamo perché mancano le forze. No, le forze per la rotta, tutti i segni di forza di copertura. Allora non ti serve nessun altro, e a parte gli altri, l'obbligo, il tesoriere, il segretario, almeno per mettere giù la vostra mission, cioè che cosa fate, è fondamentale che siate voi. Quanti ingenti avete? Niente, volontari? Siete in 10 anni? Ma questi progetti, non è più ingenti che ci sono messo in 10 anni. Invece c'è un altro rischio che vuole aumentare quella ma c'è questa vi siete snaturati un po'. No, snaturati no, è che si prendono, ecco, forse un po' si sono un po' disperse le forze. Ma allora, quando siete arrivati? Siete arrivati
abbiamo una ventina. Tutta questa gente è tutto da fare. No, vabbè, noi facciamo essenzialmente quello, cioè sensibilizzare, e quindi ciascuno apporta il suo ambito, nel suo ambito, con le capacità che ha portato. Sai che io di associazione conosco, ma in questa faccio una bella fatica da studere. Cioè, allora, dipendenti non ce n'è, siete tutti volontari, che attività, che fanno attività di sensibilizzazione e raccolta, quanto raccogliete là? E cosa fa l'inserimento lavorativo a tutti gli effetti? E forse sarebbe quella per l'altro scopo che però ci sono anche delle attività da scuola. Come gli hanno? Ah, non è stato tutto. No, non va bene. Ma guarda, non è la mia volontà. No, si tramite la scuola. Se volete fare una cosa, perché dovete fare una sollecitazione? Però ci vogliono. Cioè, quindi potrebbe essere un concetto volontari per aumentare le entrate. L'associazione è fatta in questo momento. Nata per raccogliere fondi e sviluppare nel frattempo, e quindi si è messa subito una squadra che fa i volontari, che raccoglie i soldi per mandare. Nel frattempo però si è creata un'attività anche sul territorio che è fatta di squadra, diciamo, attività sul territorio, che cosa sta facendo? Che è vero che una parte di queste parti sul territorio magari lavora, però è anche vero che si sta accedendo a altre progettualità che stiamo facendo insieme, e quindi ad esempio nel loro caso una che stiamo facendo insieme è l'accompagnamento al lavoro di soggetti svantaggiati, dove fare avanti dello svantaggio c'è anche l'immigrato che viene sul territorio, che per cui questo è quindi non soltanto immigrati, soggetti svantaggiati, nel loro caso ci sono varie realtà di svantaggi, loro si occupano solo di immigrati. Questo è lo scenario sintetico. Per fare attività più sul territorio di Foggia non ci servono risorse. Ci servono risorse, ma c'è un tavolo di quella che non la partecipazione delle persone, ma perché non avere questi soldi? C'è un progetto finanziario di cui c'è un soldo. Ma perché? Perché perché voi sarebbe cresciuta, sarebbe stato mercato di strumenti, sarebbe stata riconosciuta, sì, sì, sarebbe avuto, sì, sarebbe passato il suo profilo, solo per quello è formidabile, solo per quello santo, il suo lavoro stesso, la sua missione stessa. Vabbè, perché l'associazione non può presentare, provate a uscire da questo cimentario perché vi vedo un po' invece è normale, anzi grazie di aver portato questo esempio, perché poi ti viene a parlare il progetto per fare per un anno già si sa, abbiamo facciamo caso per esempio, ecco, la la dopo però non capisco perché ogni progetto di cosa devi dare, anche perché se no sta sempre a ascoltarmi, no, perché il presidente perché il direttivo è un po' più che tanto può essere un progetto e può essere una persona grandi donatori, una professionista, la rete, va bene, basta che decidiamo.
perché altrimenti noi andiamo a mangiare questa parte qui. Questo è no. No, mica adesso. Non c'è niente da fare. No, calma. Allora, 5 punti di forza, 5 punti di debolezza. Ci andiamo a trovare. Li dovete trovare, se no di qui non si esce. Facciamo una cosa, lavoriamo sull'attività che è più chiara che quella dell'estate. Ok, eravamo arrivati di quella più chiara a quella più chiara. No, Thank you.
Per il resto
se voi vi coinvolgete in qualche iniziativa concreta, andiamo a fare sensibilizzazione del centro di scuola, magari ci vengono, ma più di quello non fanno. Dalla fondazione di vita, e quando prende,
creare solo un tornado per alcuni sistema facendo un taglio necessario, perché io non
Voi siete un team proprio che viene messo a disposizione da parte del, del lavoratore dal basso? Ah. Dico, però in qualsiasi lavoratore siete andati sempre voi, dico, venghi chiamati. A me interessa soltanto perché... Non ho capito? Quindi, cioè, sono però sempre loro che contattano sul territorio con chi... Cioè, voi siete di Foggia, la mia domanda è per capire... Ah, vabbè, comunque offrite questo servizio e siete stati contattati dai lavoratori del basso. Sì, no, che, beh, a me serve capire semplicemente, siccome noi stiamo partecipando a un laboratorio dal basso e capire poi che effettivamente loro, con gara d'appalto nel senso, hanno già il, come dire, il servizio, viene, ecco questo, insomma la copertura del servizio, quindi non è una cosa che poi uno deve andare a ricercarsi sul territorio e loro in un certo senso la pagano soltanto, in realtà è proprio una copertura anche di attrezzature e tutto che loro mettono a disposizione. Questo o non lo sapevo. Ah, ok. Sì, però è sempre la prova del basso che chiama voi, dico. Questo per dire. Come servizio il lavoratore dal basso che alla fine offre questo, così com'è. Sì, nel laboratorio. Cioè, la mettiamo in pratica questa. Sì. A me serve a capire soltanto perché siccome ci dobbiamo appoggiare a una struttura. Era proprio come dire, ho avuto l'occasione di venire a questo evento, volevo capire un po' di più come proprio funzionava e quindi che tipo di struttura anche creavano, insomma, sto dicendo la domanda di curiosità, so, di servizi, volevo capire tecnicamente come succedeva. Buona continuazione. Ci sono tanti studenti, noi la vedere che alla fine
perché se desse un ulteriore impulso, poi non ti sei... No, perché...